rovi che crescono ovunque, sterpaglie che invadono la pista ciclopedonale e, come se non bastasse, una discarica a cielo aperto. Via Fragheto, in località Ponte Metauro di Fano, si presenta così, caduta nel degrado da tempo, anni, dicono Giuseppe e Adriano, residenti del posto, che dopo numerose segnalazioni a chi di competenza hanno perso la speranza. Se questa la considerate pista ciclabile, nessuno ha mai fatto niente. Io penso che quando si fanno le opere pubbliche si dovrebbe anche mettere in previsione di fare la manutenzione ordinaria, perlomeno, ma qui di manutenzione non se ne vede. Da tanti anni che sono state fatte queste opere, nessuno si è mai visto niente, già segnalate altre volte, ma non è stata mai presa in considerazione la cosa. Per cui, cioè, non so, se vogliamo fare qualcosa, qui c'è poco da dire, c'è da fare qualcosa e basta. Se uno vuole fare due passi, una passeggiata, e non si può fare perché qui c'è un gran piazzale ma è pieno di erbacci, bisogna fare una gincana, sia col cane che con la moglie, non c'è niente. Ma non sono solo i rovi a distruggere la ciclabile e la piazza. Una discarica interrompe quella che un tempo era concepita come una pista ciclopedonale, ormai inagibile anche a piedi. Cinaci, materiali, delle riparazioni alle case, ristrutturazioni, è uno schifo, onestamente. Perché anche qua, guardi, anche qui hanno scaricato, poi l'hanno spianata, chi è stato non si sa, e lì è rimasta. Da quanto tempo è così? Anni. Tra i rovi si nasconde anche altro, plastica, cocci di bottiglie rotte ed altra spazzatura. Visto che nessuno fa nulla, dice Giuseppe, date il permesso a noi residenti di ripulire la zona. Al nord specialmente, quegli anziani che sono in pensione, il comune con due soldi per l'assicurazione lo fanno gratuitamente questi anziani qui. Io sarei disposto a farlo gratuitamente, se il comune mi dà la possibilità. Io qui mi metto qui con la faccetta, la zappetta, le dovute precauzioni e faccio sto lavoretto qui. E il comune gli costa un briciolo di euro, perché si potrebbe fare. Al nord lo fanno, in quasi tutte le regioni del nord lo fanno questo qui. Da noi qui è vietato, non si può fare perché ti fanno la multa.